Ai sindaci l'onere e onore di decidere il futuro di Agroinvest. Quando avrà ultimato l'impegno per l'area industriale di Sarno e per Taurana, infatti, la STU, che di fatto è una società di scopo, dovrà fare i conti con la reale possibilità di guadagnarsi nuove commesse, condizio sine qua non per la sua stessa sopravvivenza. E non cogliere al volo quell'occasione, lascia intendere il suo amministratore Franco Annunziata, sarebbe davvero un peccato, visto che, nonostante la pesante eredità raccolta, il CDA è riuscito a chiudere per ben due volte il bilancio inutile. Punto di vista dei conti stiamo bene, questo consiglio di amministrazione ha ereditato una situazione pesante che vorrei sempre ricordare, avevamo un debito, una perdita di circa 1 milione di euro, abbiamo chiuso 2 bilanci inutili, abbiamo raggiunto 9 commesse, quindi da questo punto di vista Agroinvest può essere contenta dei risultati ottenuti in questi 2 anni, però naturalmente Agroinvest è una società di scopo, la zona industriale di Sarno sta per essere completata, così lo stesso per Taurana, per cui se i comuni soci non intendono assegnare nuove commesse a questa società, naturalmente è una società destinata a chiudere la sua missione nel momento in cui queste opere industriali saranno terminate. Da un punto di vista delle prospettive future, abbiamo intenzione a stretto giro di convocare i sindaci soci per parlare insieme alla proprietà di questa società del futuro di Agroinvest, che secondo me può essere un futuro ancora lungo, perché è una società che può offrire tanti servizi ai comuni soci sia dal punto di vista dello sviluppo industriale ma anche e soprattutto in materia urbanistica. Ne approfitta Annunziata per chiarire che la recente defenestrazione del sindaco di Angri non è scaturita da alcun tipo di contrapposizione personale o politica. E abbiamo sostituito il sindaco di Angri, Mauri, che è decaduto per 3 assenze consecutive. Anche su questo vorrei fare una chiarezza. Nel passato lo statuto da questo punto di vista è sempre stato rispettato alla virgola, ci comportammo così anche con il sindaco Romano, per cui era inevitabile comportarsi allo stesso modo anche nei confronti del sindaco di Angri. Il sindaco di Angri è stato sostituito dall'ingegnere Mastrantuono.